Integrazione per gioco, magari con una partita di pallone o un libro di favole. Questo è il futuro immaginato da Paolo Comentale, direttore artistico del Teatro Casa di Pulcinella di Bari, che in occasione della Giornata Mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza ha presentato insieme con il sindaco di Bari Michele Emiliano il libro Baldovino, un piccolo rom a scuola, edito dalla Meridiana. Una storia che parla di pregiudizi, di avventure e di sorprese, e di come i bambini non si pongano il problema di essere diversi. Diciamo, è una opportunità, e è riuscito abbastanza bene anche perché sono stato sempre a contatto con i bambini, e quindi sono i bambini che mi hanno suggerito le frasi migliori e le situazioni migliori. La presentazione del libro è stata anche l'occasione per parlare del campo rom di Bari, a Japigia. È una cosa meravigliosa su questo libro, perché esattamente il nostro sogno di poter integrarci con gli altri bambini, con la città di Bari. Per cui siamo stati contentissimi di questa cosa e speriamo che saranno anche altri libri. Credo che i bambini facciano molto più in fretta a capire che il DNA umano è, indipendentemente dai colori, dalle religioni, dalle etnie, è sostanzialmente lo stesso. Si riconoscono facilmente giocando, studiando, condividendo anche aspetti culturali diversi che provengono dalle loro famiglie, scambiandoseli un po' come fanno con le figurine. Le buone intenzioni ci sono tutte. Speriamo solo che non restino una bella favola.